Ragazzi, mi devo asciugare il sudore dalla fronte perché per mettere sul tavolo questo bestione di casa Losi, una fatica infinita, pesa tanto, è enorme, è la Losi DBXL con motorizzazione a scoppio, due tempi, benzina verde. Ma niente, ma costa fra un po' quanto una macchina vera, è troppo enorme, è troppo ingombrante. Qui c'è il vero divertimento, il divertimento con zero pensieri. Come con zero pensieri? Volete un automodello radiocomandato a scoppio, ma non dovete pensare alla carburazione, benzine particolari, oddio, manutenzione? Questa, ragazzi, perché sotto la carrozzeria è nascosto un motore da 32 centimetri cubici, due tempi. Una volta che l'accendete, ragazzi, per strada diranno: chi è quello col motorino che fa il pazzo? E invece sarete voi con la vostra Losi DBXL, una bestia, è enorme, ragazzi. Io sinceramente, e lo sapete, ultimamente ho rivalutato questa categoria, la categoria più grande in assoluto, 1-5. Perché? Perché effettivamente io non pensavo che potesse essere così divertente un modello che ha le sue ottime prestazioni, ma ci sono modelli in scala ridotta che sono nettamente più scattanti, nettamente più prestanti. Però quando portate un modello di questo genere, vi andate a divertire, andate a dare tutto il gas, sentite la coppia che scompone l'asse posteriore, il motore che entra in coppia, mamma mia, ragazzi, già sto a mille, la vorrei accendere adesso perché ha un sound veramente incredibile, coinvolgente. Proprio perché qui si parla di un automodello, anzi di un'auto vera radiocomandata. Detta così, che sto dicendo? Qualcosa di particolare? Vi ho già detto, la carrozzeria che nella parte anteriore è dotata di una barra LED che ciuccia pure questa, guardate che dimensioni, guardate quanto è grossa. La carrozzeria a pannelli, l'alettone, cioè io qualsiasi cosa che vedo è enorme, per non parlare degli ammortizzatori, di questi pneumatici. Sono appena tornato dal gommista, ragazzi, li ha appena cambiati, mi ha fatto una bellissima equilibratura ai cerchi, ha detto che è tutto perfettamente in linea. Vabbè, ma la qualità Losi non è seconda a nessuno. Comunque, diamo un senso a questo video, andiamo a togliere le clip della carrozzeria. Sono finite? Mi sa di sì, vediamo un po'. Ah, erano solo 8 clip, cioè. Ragazzi, che cosa vogliamo dirgli? Guardate che semplicità, ma soprattutto che dimensioni hanno tutte le singole componenti. È tutto gigante. Questa barra stabilizzatrice che è un tondino da 4 mm, guardate quanto è grossa, guardate che tiranti. Tutte vedi praticamente M4 o M5, un disco del freno enorme. Possiamo andare a prendere le pasticche direttamente all'autoricambi, qui ci chiederà il numero di telaio perché, ragazzi, cioè, è una macchina vera, è una macchina vera, c'è poco da fare. Qui il motore by Zenoa, quindi una certezza, 32 centimetri cubici, molto grande, straaffidabile con tanta coppia. E voi direte: ma l'avviamento a strappo? Ragazzi, qui fate il pieno dentro a questo serbatoio gigante con della classica benzina verde, anzi scusatemi, questo va a miscela. Quindi prendete un litro d'olio, per motori a due tempi l'importante è prendere un olio di qualità, fate la vostra miscela, io vi consiglio un 4% per stare sempre tranquilli, tirate lo strappo, il motore si accende e starete voi a spengerlo, perché si spengerà solo se lo spengete voi, non c'è altro modo, ragazzi, non esiste A, non tiene il minimo, scordatevelo. Qui da questo lato c'è il carburatore, che è un carburatore molto semplice, di un classico motore a due tempi, con delle viti per andare a ottimizzare la carburazione, ma così come arriva già va una favola. Poi vedrete che anche il più neofita riuscirà a mettere a puntino ancora meglio una motorizzazione come questa, che però, fidatevi, non ha assolutamente problemi. Si accende con la corda e da questo lato c'è il pulsante per andare a spengere questa motorizzazione. E tranquilli, ragazzi, queste sono operazioni che potete fare
anche con la carrozzeria chiusa, quindi non dovrete aprirla solamente per caricare il pacco batterie che va all'interno di questo alloggio praticamente gigante. Ma guardate un po', in dotazione già troviamo una Lipo 2S da 4000 mAh. Oh, 2S 4000 mAh, ci mandiamo avanti i buggy 1 a 10. E voi direte, perché la batteria così? Perché ragazzi, qui per accelerare e frenare c'è un servo da 30 kg di dimensione maxi, e per lo sterzo anche, e se non è abbastanza ce ne possiamo mettere un altro uguale che va a lavorare insieme a quello già installato, perché è inutile nasconderlo, questa macchina pesa un botto. Parliamo di oltre 13 kg di modello. 13 kg ragazzi, 13 kg, una cosa impressionante. Però poi, tanto se andiamo un attimino a guardare queste sospensioni, che praticamente non so neanche dirvi il diametro ragazzi, cioè, vi rendete conto? Io penso che con una di queste, non lo so, le metto sotto alla mia macchina vera, sto a posto ragazzi, anzi pure regolabile, in assetto regolabile, faccio anche una piccola modifica. Io qualsiasi componente che guardo vedo che è tutto gigante, e la cosa che mi piace di più è proprio questa, perché dico, ma sai che spettacolo fare la manutenzione su questi modelli? Ci sono le cuffie dei segnassi, queste le si smontano, si vanno a riempire con del grasso proprio come una macchina vera. Cioè, qui se volete anche fare un po' di scuola meccanica, direi che con questo ci siamo alla grande. Certo, tutto ha un prezzo, e questo è un modello che non viene assolutamente regalato. Sul mercato si trovano modelli delle stesse dimensioni, con prezzi inferiori, però la qualità, il fatto che questa è quattro ruote motrici. Qui al centro, ragazzi, voi dovete rendere conto delle dimensioni. Questa copertura qui è la copertura per una corona, ve la voglio far vedere, ma ho paura di farmi male. Guardate che denti, madonna mia quanto è grande questa corona. E naturalmente non è una corona, un palorigido, tre differenziali, doppio freno a disco. Spendete 2 euro e fate il pieno, con un pieno ci giocate mezz'ora. Con la batteria in dotazione lasciamo stare, quindi voi per una giornata intera, giocare, divertirvi per tutta una giornata intera, vi basterà una tanica con della miscela già fatta, dal costo veramente irrisorio. Una carica completa della batteria in dotazione, mettete in moto il motore e sarete pronti a giocare tutta una giornata. Su terreni anche molto sconnessi, perché che beh, pensate che sto modello sente le buche? Questo non sente niente, siete solo voi a sentirlo se ve lo mandate addosso, perché con questa stazza che ha ragazzi, anzi il consiglio che vi do, logicamente per divertirvi alla grande, trovate uno spazio enorme, perché tanto problemi di visibilità non ce ne sono, questa la vedete anche a un chilometro, e non ci sono neanche problemi di distanza, perché tutta la parte elettronica, anche il lato ricevente, è affidato al marchio Spectrum, qualità estrema. Questi sono modelli che sono a sé, cioè non possono essere giudicati né per il prezzo né per nulla, perché modelli come questo non li fa nessuno ragazzi, solo l'Osi. Guardate questa carrozzeria che ha dei pannelli praticamente enormi, ma la struttura per sostenere questi pannelli, dove passa il cavo delle luci, guardate questo irrigidimento posteriore, cioè io più guardo questo modello e più dico lo voglio avere. Perché? Perché è grande, perché è divertente, perché è prestante, perché ha un sound molto coinvolgente, ma soprattutto questo è il modello per chi ama, per chi desidera o magari anche sogna, perché per tanti questo è un modello che rimane un sogno, perché ragazzi costa, c'è poco da fare, costa e neanche poco. E visto che tanti di voi sotto a questo video commenteranno il prezzo, ragazzi, nella descrizione del video trovate sempre un bel link che vi riporta sul nostro online shop www.dpmodellismo.it, dove potrete trovare ulteriori informazioni su questo e su tutti i nostri modelli con relativi prezzi e disponibilità. Io adesso perdo un po' di tempo a richiudere questo modello, perché avete visto 8 clip per sostenere questa grande carrozzeria, ma guardate un po', da qui si accende, da qui si fa il pieno, da qui si può sganciare l'elettronica, insomma possiamo metterci le mani tranquillamente. Poca manutenzione, estrema affidabilità, tanto divertimento e zero ostacoli.
Questa è la Losi DBXL, la trovate sul nostro online shop. Se non volete perdervi altri video di questi enormi oppure anche più piccoli modellini radiocomandati, iscrivetevi sul nostro canale e non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!